Questo video è offerto da Mister Porta. Oggi a caratterizzare questo 3-2 sono stati soprattutto gli errori di entrambi i portieri, poi grande turnover da tutte e due le squadre, quindi lo spettacolo non è che si è tanto visto. Beh, noi insomma, questa è la partita che dovevamo fare, consideriamo che noi è una squadra molto giovane, per cui anche qualche avvicendamento, qualche, un po' di turnover bisognava farlo per dare fiducia a quelli che non giocano. Ho tenuto fuori due centrocampisti, ho fatto giocare De Cesare e Gerevini per la prima volta, due debuttanti, Maione e Conte per la prima volta, il portiere Tagliarella per la prima volta. Insomma, dovevamo anche dare la possibilità a questi ragazzi di maturare e comunque tutto sommato hanno fatto una loro onesta partita contro una squadra che verso la fine della partita aveva in campo sicuramente dei singoli più esperti e più di personalità. Ecco, al di là di Schettare e Serignano, tutti i calciatori dell'Ischia oggi erano comunque anni 90, quindi le indicazioni, soprattutto in prospettiva futura, sono comunque buone. Sì, noi se vediamo la lista avevamo 2-3 95, tutti 94 praticamente. È chiaro che qualcosa paghiamo sotto il profilo dell'inesperienza, però noi questo è il campionato che dobbiamo fare con una squadra giovane, facendo la media età più bassa possibile. E oggi c'è avuto la prova che qualche tipo, Maione, Conte, lo stesso Tagliatela, qualcun altro, insomma sono ragazzi che stanno là e nel momento in cui del bisogno sono utili. Fermo restando che i titolari comunque sono tutti giovani, che oggi è tenuto fuori Bolevardi, Annascoli e Ingredoli, che sono 94 e 95. Ma la nostra politica è questa qua, la società ha deciso così e noi andiamo avanti in questo modo. Eppure c'è un po' di rammarico soprattutto sul tiro dell'ex Juventus Ciotola che si è stampato sul palo. Fiori è stato bravo lì a deviarlo. Ha fatto una bella parata, Ciotola l'ho dovuto risparmiare, ho fatto una staffetta fra lui e Schettare che sono due giocatori un po' di spessore per tenerli poi a disposizione sabato, quindi perché poi una partita di mercoledì, avremmo giocato domenica già era diversa, ma giocando poi sabato, quindi ha fatto un tempo già preventivato prima, un tempo ciascuno, e comunque si sono comportati tutti e due bene. L'unica amarezza forse è proprio legata al gol arrivato a un minuto dai tempi supplementari. Sì, sarebbe bello fare i supplementari, magari anche i calci di rigore, comunque insomma ci eravamo già mentalizzati per andare ai supplementari. Comunque capita, hanno fatto un 2 contro 1 sulla sinistra e sono stati bravi loro, comunque al centro dell'attacco c'è un signor giocatore, quindi è chiaro che poi se ti arrivi fuori tempo o commetti un minimo errore poi ti puniscono.